Sindaco, lei è sceso in campo, l'ha comunicato a tutti con un post, è pronto a candidarsi. Come si candiderà? Che cosa, come la sta studiando questa sua candidatura? Ma noi in realtà siamo stati sempre in campo, perché facendo politica in una città che è diventata laboratorio nazionale stiamo in campo, l'esperienza di Napoli è un'esperienza oltre i confini. Ho detto una cosa in più nel post dell'altro giorno, che nel momento in cui dovesse arrivare fra un mese, fra un giorno, fra tre mesi, fra un anno, non lo possiamo sapere noi, lo scioglimento delle Camere da parte del Presidente della Repubblica, io un minuto dopo sarò candidato alla guida del Paese insieme ad altri. Quindi non è una leadership solipsistica, non è un percorso individualistico, però è una persona con la sua storia che si mette a disposizione del Paese. Quindi da adesso io lavoro, ma sto già lavorando, per costruire quella rete di convergenze collettive e individuali necessarie per battere soprattutto il salvinismo imperante, che rischia di portare il Paese nel baratro dell'autoritarismo, dell'oscurantismo e la disgregazione dell'architrave costituzionale, ma devo dire anche per contrastare poi operazioni, come dire, alla fine di revisionismo o in qualche modo di minestre riscaldate che noi già abbiamo visto, cioè non è che poi possiamo ritornare ogni volta a dire stavamo meglio quando si stava peggio. Io credo che questo a Berlusconi, no, a Renzi, sì, esatto, roba che sono state già giudicate, sinceramente, già giudicate. Quindi io credo che sono tutte invece le condizioni oggi per costruire qualcosa di davvero bello, entusiasmante, forte, e io sto già lavorando per questo, in modo che quando sarà quel giorno, io mi auguro quanto prima, perché credo che il Paese ha bisogno di un governo in cui ci sia una responsabilità politica. Cioè, faccio un esempio, questi hanno fatto vedere che si sono rotti sulla TAV, no? Tra Lega e 5 Stelle, se si mettono 5 Stelle e PD che fanno sulla TAV? Quindi andiamo poi alla fine a nudi che non si scioglieranno mai. Sì. Quindi c'è bisogno adesso sicuramente di fermare l'arroganza di Salvini, non lo so se ci saranno le condizioni per un governo istituzionale, tecnico, quello che sarà, ma quando il Presidente della Repubblica dovrà ritenere finita questa esperienza parlamentare perché non c'è una maggioranza politica, in quel momento noi saremo già proiettati non per un'esperienza di rappresentanza e di tribuna, vorrei essere chiaro, la mia candidatura è per governare il Paese, non per stare all'opposizione di altri. Una coalizione di più anime, più persone, più... No, magari che guarda anche al PD, quindi... A noi non interessano i partiti in questo momento, a noi interessa costruire una coalizione civica nazionale, mi pare che l'avete letto il posto, spero con attenzione. Sì, no, perché... Ho parlato di coalizione civica nazionale, se si parla di coalizione civica nazionale, i partiti in quanto tale, per come sono oggi, e poi per carità, i partiti poi pure fra sei mesi avranno svolto una funzione catartico-rivoluzionaria che saranno altri, ma lei mi fa giustamente la domanda adesso non c'è nessuna condizione per fare alleanza con i partiti, ci sono però le condizioni per creare convergenze, alleanze e sinergie anche con persone che hanno ruoli importanti di vicinanza all'interno di partiti, come possono essere sindaci, come possono essere amministratori, come possono essere di civi, e vi assicuro che in queste ore i rapporti, ma anche nei giorni scorsi, che ho avuto con tanti sindaci, per esempio, con cui vogliamo mettere in campo azioni per dimostrare che c'è anche l'Italia che lavora, l'Italia che produce, l'Italia che amministra bene, lo stiamo facendo. Quindi io non svelerò nulla, perché quello sarà svelato nel momento in cui ci sarà quell'annuncio dello scioglimento delle Camere, e là già avremo in campo una prima squadra con cui incominciare a girare il Paese, conquistare metro metro, fare alleanze e prendere voti. Non è una provocazione, però nell'ottica di un'alleanza, diciamo, anche, guarda anche alla sinistra, che guarda ovviamente a sinistra e anche al PD, lei sarebbe anche disposto quindi ad appoggiare poi De Luca alle regionali, o una cosa del tutto impossibile? Ma io capisco che lei a Ferragosto mi vuole provocare, vuole rompere questo detto clima, vuole rompere domanda, questo no. clima di confronto tra giornalista e sindaco. Io penso che nella vita ci sono alcune cose, anche le più lontane, che possono essere possibili. Questa è una di quelle cose impensabili, che nemmeno, diciamo, chi è più lontano di altri, come può essere, diciamo, una testata giornalista che lei rappresenta, che potrebbe, come dire, fare una domanda per dire sindaco, io le dico che è impensabile. Vabbè, un'ultima cosa, Salvini è atteso a Castel Volturno, c'è una mobilitazione, ci sono centri sociali, anche esponenti di Dema che hanno annunciato che andranno a contestare il ministro. Penso che fanno bene, io mi trovavo assoverato l'altra volta, per esempio.
dalla parte giusta, ovviamente. Grazie. Un clima, perché poi no, c'è anche un clima d'odio che si sta sviluppando, non so. Certo, se lei ha visto anche quello che abbiamo scritto noi oggi, sì. Questo ragazzo. Sta uscendo un mio comunicato, un fatto gravissimo. Sta vicenda. Ma Salvini e il governo, però consentitemelo. Salvini e il governo, perché Salvini poi non è il capo formale politico del governo, non ho mai sentito Conte prendere le distanze da Salvini e nemmeno Di Maio. Questo clima d'odio è responsabilità di Salvini e del governo. Per questo quando lui parla di sicurezza nel paese, io credo che lui passerà alla storia come l'ex, perché ormai sta per diventare l'ex ministro dell'insicurezza nazionale. Io l'ho detto da tanto tempo, lo ribadisco, noi ci accorgeremo nei prossimi mesi quanto quest'uomo ha esposto a pericolo la sicurezza nazionale del nostro paese, interna ed internazionale. Un uomo che vuole produrre consenso con l'odio e quindi sdogana tutti i sentimenti, anche quelli più violenti, cioè la caccia al nero diventa un fatto che è accettabile, perché se lui in ogni comizio, da Soverato a Castelvolturno, da Isola Capo Rizzuto a Metaponto, comincia o finisce con la caccia al nero, cioè, voglio dire, si comprende che ci sarà qualcuno che raccoglie. Non è che l'Italia è fatta tutta di agnellini docili, cioè ci sono anche persone che dentro non aspettano l'ora di poter vedere sdoganare il proprio istinto criminale. Intanto si profila la possibilità di un governo 5 Stelle e PD, secondo lei è un'ipotesi che può reggere? Ma non lo so, io sono uno spettatore da questo punto di vista, non vediamo quello che succede. Io credo che si stia lavorando, immagino, alla costruzione di superare questa fase, costruire, non dare l'idea che sia Salvini che decide quando si sciolgono le Camere e quando si vota. Quindi sicuramente evitare il fatto che si vada a votare e darla troppo vinta a Salvini. Quindi credo che troveranno le condizioni per una maggioranza parlamentare per sostenere un governo. Se poi questo è un governo istituzionale, credibile, di ampio respiro, con persone autorevoli che addirittura potrebbe durare di più, magari non con una forte caratterizzazione di tipo partitico, vedremo. Stento un po' a credere che possa essere un accordo politico, chiamiamolo, tra 5 Stelle e PD, perché soprattutto per quello che si sono detti e tirati addosso 5 Stelle e PD, ma soprattutto quello che i 5 Stelle hanno sempre considerato il PD, vedere un accordo politico tra Di Maio, Fico, Renzi e il PD, Grillo, cioè voglio dire, poi veramente diventa legittima giustamente la domanda di Costanzo, che in questo contesto legittima nel senso pensabile da parte sua, cioè di dire, ma è pensabile che tu ti possa, con questo nulla mischiato a niente che noi vediamo nel paese, diventa anche legittima la domanda di, ma lei si allerebbe con De Luca, con la differenza che noi siamo coerenti e credibili, quindi De Luca è un avversario politico da contrastare con le armi della politica, altri sto vedendo che invece vanno a letto insieme politicamente Di Maio e Salvini, un minuto dopo litigano, pronti a andare Di Maio a letto con Renzi, con il quale ha litigato. Magari facesse pure un triangolo politico, così saremo ancora più forti nel costruire l'alternativa. Grazie.